Questa iniziativa significa essere convinti che la partecipazione e la visita dei ragazzi nei campi di sterminio di Auschwitz e di Birkenau può essere una visita che aiuta a riflettere, che aiuta quindi a conoscere quella che è stata una brutta realtà e quindi a conoscere anche quella che è stata la follia, la barbarie dell'essere umano e quindi aiuta a non ripetere errori che sono stati commessi nel passato. Io ho detto che bisogna alzare la testa e non mettere la testa nella sabbia, cioè bisogna guardare la realtà. È evidente che i giovani che si legano a Birkenau e ad Auschwitz sono dei giovani che adesso hanno in comune dei valori importanti, sono dei giovani che credono e quindi salgono su quel treno consapevoli con un bagaglio diverso da quegli altri giovani che sono saliti su quei treni, sono stati portati nei campi di sterminio e purtroppo hanno perso la vita.